canale Meli Made in Sud. No, ma io sto appicciata veramente. Vi prometto che ho applicato la giusta quantità di protezione solare e regolarmente, quindi non soltanto una volta, ma mi sono proprio appicciata e dire che la telecamera schiarisce. Con questo ho detto tutto. Ho cambiato colore, mi sono mimetizzata. Basta, non dico più stupidaggini, vengo al sodo. Oggi voglio parlarvi del siero della linea I Provenzali, della nuova linea alla lavanda con ingredienti liguri. Riesco, se riesco, farò la recensione anche della crema. Ho combinato un guaio, vabbè, poi ne riparliamo. Prima di iniziare vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick Meli Made in Sud trattino in basso official. Non alzo molto la voce, cercherò di aumentare il tono durante l'editing del video, sperando che sia sufficiente, perché Giulio Cesare sta dormendo. Quindi abbiate pazienza, ma potete mettere anche un paio di cuffie, voglio dire, non è che non ci fate caso anche ai capelli, la salsedine è salita. Questo è il siero del marchio I Provenzali, siero viso multiattivo biologico, protettivo anti-imperfezioni a base di lavanda ligure con estratto di ulivo. Il siero è da 30 ml ed ha un PAO di 6 mesi. Il prezzo non lo ricordo. Siamo tra i 10, allora il 10 me lo ricordo sicuro, ma online l'ho visto anche a 12 euro, 12 euro e qualcosa. Comunque, ho in offerta o senza offerta, il prezzo varia dai 9 euro ad un massimo di 12 euro e qualcosa, non di più. Per l'esattezza, 12 euro e 39. Oltre alla lavanda e foglie di ulivo, all'interno della formulazione troviamo l'acido ialuronico, le ceramidi o ceramidi, burro di karité, centella asiatica, estratti di calendula e camomilla e una miscela di preziosi oli, ossia quello di mandorla, quello di camelia e di cartamo. Credo che si pronunci cartamo, non cartamo. Correggetemi se sto dicendo una stupidaggine. È impreziosito da una fragranza aromatica di origine completamente naturale e per tutti i tipi di pelle, anche quelle sensibili. Applica mattina e sera alcune gocce di prodotto su viso, collo e décolleté perfettamente detersi ed asciutti e massaggia fino a completo assorbimento. Attendi qualche istante, quindi procedi con il consueto trattamento viso. La formulazione è ricca di alfa idrossiacidi. Troviamo anche un ottimo ingrediente, nello specifico un olio che deriva dal cocco, che ha un ottimo potere idratante ed emolliente. E vi è anche la glicerina. Questo è il siero, è in vetro la boccettina. Per quanto riguarda la consistenza, sono a fuoco? Sì, dovrei essere a fuoco. Per quanto riguarda la consistenza, è molto fluido il prodotto, è molto leggero. Più che sembrare un siero, o meglio, più che appartenere a quella tipologia di siero a cui siamo nella stragrande maggioranza, parlo abituati, ha più la consistenza di una crema fluida. Potreste avere qualche difficoltà nel prelevare il prodotto proprio a causa della sua consistenza. Potete ovviare a questa piccola difficoltà, potevano secondo me fare una formulazione diversa oppure mettere il siero all'interno di un altro contenitore, quindi senza il contagocce per intenderci. Comunque andiamo oltre. Per prelevarlo con facilità chiudete il siero, premete per bene il contagocce, rilasciate,
Dopodiché la pompetta riesce a prelevare il giusto quantitativo di siero. Se non fate così, non riuscite a prendere una mazza, prendere, prelevare assolutamente niente. Ora vi faccio vedere la consistenza del siero. Vedete? È una sorta di fluido più che fluido barra crema. È leggerissimo, eh? Quindi è solo una questione visiva, perché poi quando lo andiamo a massaggiare sul viso si assorbe immediatamente ed ha una consistenza davvero impalpabile. La profumazione è abbastanza neutra, non è c'è la profumazione della lavanda, l'avvertite, ma in modo molto semplice e delicato. Dopo qualche minuto non la sentite neanche più. Storia diversa per la crema, cioè la crema ha una forte componente lavandifera. Lavandaia, stavo dicendo, si sente tanti, a parte gli scherzi, sto scherzando, si sente tantissimo la fragranza della lavanda, è proprio intenso. Il siero è decisamente delicato, molto più delicato, molto più contenuto. Infatti all'inizio sentite questa lavanda sempre delicata, ma comunque la sentite soprattutto all'inizio. Dopodiché la profumazione innanzitutto va a svanire nel corso delle ore. Ma nei minuti successivi all'applicazione si sente il classico profumo dei prodotti dei provenzali. Se siete abituati ad utilizzare i prodotti del marchio Provenzali, questa profumazione a cui faccio riferimento non sarà assolutamente nuova. Come avete notato, la formulazione si assorbe subito. Non unge e non appesantisce assolutamente la pelle. È un ottimo prodotto durante anche quelle giornate particolarmente calde. Se non volete applicare successivamente la crema, devo dire che fa egregiamente il suo lavoro. Sulla pelle è delicatissimo, è meraviglioso per le pelli sensibili e anche per le pelli a tendenza acneica. Anche se tu che mi stai guardando hai la pelle mista grassa, è un ottimo siero, mi sa che l'amerai. Se avete domande, dubbi, perplessità, scrivete. Appena riesco cerco di rispondere ai commenti. Non riesco sempre, di questo me ne dispiaccio, però ecco, credo che sia anche intuibile, non stando 24 ore su 24 con il telefono in mano, mi viene abbastanza difficile. Quando riesco, però, cerco di rispondere a tutti i messaggi, perché per quanto mi riguarda è proprio una forma di educazione e poi da qui nasce un bellissimo rapporto amichevole tra di noi, insomma, è il fulcro, no? del canale. Chiedo scusa se non riesco a rispondere a tutti i commenti, motivo per il quale cerco all'interno del video, sia a voce che con le immagini, che con le varie didascalie, con insomma tutte le informazioni che riesco a trovare, le metto sempre all'interno dei video, proprio per precedere qualsiasi tipo di domanda. Spero di essere stata una buona compagnia in questi minuti. Noi ci vediamo al prossimo video. Prima vi ricordo che mi trovate anche su Instagram con il nick melimadeinsud_official e come sempre un bacio, un abbraccio, un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud e dal piccolo Charlie.